Allora, intanto buonasera, buongiorno, come desiderate. Tra le varie forme di addestramento c'è quella di imparare a convivere con la gente, in mezzo alla gente e dovunque andiamo. Per esempio, oggi proviamo a imparare ad andare in un bar. Come si porta dentro un cane, due cani, tre cani, quattro cani e soprattutto come si mettono. Prima cosa, bisogna ricordarsi che nessuno può entrare in un bar, in un edificio dove si distribuisce cibo, dove ci fa musica, dove volete, se non si è chiesta l'autorizzazione al proprietario. La legge italiana dice che voi potete andare dovunque, però dovete chiedere l'autorizzazione. Se il proprietario dice di no, e no, in questo caso, adesso glielo chiedo, allora signor Bruno, possiamo entrare con i nostri cani? Sono tutti a posto, bravi, buoni, ci autorizza? Allora. Ci autorizza e noi entriamo con un cane per volta e soprattutto proviamo a sederci a tavola con diversi cani, perché è lì dove scoppiano le risse, quando i cani si guardano negli occhi e i padroni bevono la birra e succede i drammi. Proviamo, ti fa strada Bruno? Prego. Allora, chi è che viene il primo? Vieni. Vieni, vieni. Ti siedi e metti il tuo cane accanto a te, ben messo, eh? Apri. Vieni. Cercate di mettere maschio e femmina, se siete in tanti. Vieni. Siediti. La signora si metta qua. Brenda, là. Se la signora si vuole sedere a capotavola, eh? Guardate bene, si sega, guardate bene una cosa, adesso che sono qui e sembra che non si facciano niente, comincia veramente il dramma, perché questi animali tra un po' si stancheranno di star seduti e vorranno mettersi a terra. Se si mettono a terra, cosa fanno? Si guardano e quando si guardano diventa veramente pericoloso. Siete voi che dovete saper gestire il vostro cane e far sì che non guardi l'altro, per esempio quel maschio là sta guardando quell'altro maschio qui. E gli sta dicendo, te sei un carabiniere, hai messo un puliziotto e la faccenda la va mia da corde. Avete capito? La tua sta dicendo quella della signora, sei una cicciona grassa e questa qui dice, appena esci ti spacco la faccia. Cerchiamo di metterci d'accordo sull'argomento. Mettete a terra i cani e gestiteli. Plaz. In questo caso bisogna ordinare qualcosa. Allora, importante è che anche il cameriere, voi dovete proteggere il cameriere in questo caso lo sta portando, vedete che c'è il cane là dall'Associazione Nazionale Polizia che è un po' in mezzo ai piedi, questo è un cameriere che non ha paura di cani, però distribuisci, distribuisci, ecco, dall'omicolo lì. Quando voi consumate dovete stare veramente attenti, primo che i vostri cani non consumino quello che avete ordinato voi. Secondo, che non aggrediscano l'altro se si alzano. La legge italiana dice che voi siete responsabili per ogni azione del vostro animale su persone, cose o dovunque. E soprattutto in un posto così, se si avvicina uno e dice posso toccare il vostro cane? Posso toccarti il cane? Ragazzi, pensateci bene, perché gli animali sono veramente strani. È buono, buono, è tranquillo. E poi come ci si avvicina? Bruno. Dimmi. Vuoi avvicinarti tu? Per esempio, Bruno, che è un mio caro amico, vuole toccare il cane del poliziotto. Perché? Perché quando andate in un bar ci sono sempre quelle persone inopportune che vogliono toccare quello che non devono toccare. Dai, Bruno, fai lo scocciatore. No, chiediglielo prima, se no te Oh, manda scusa, all'ospedale. scusa, mi posso toccare il cane? Ecco, dovete stare attenti a un particolare. Quando toccate un cane, dovete capire che i cani parlano per segnali, non comunicano molto bene. Allora, se voi lo sovrastate, quasi sempre chi ha a che fare con i cani vede che il cane si alza e colpisce l'altro sul naso e dovete stare veramente attenti a questo particolare, che non è un particolare da niente, perché è un particolare da danno incredibile. Ecco, vedete, lui è stato bravo. Prova a vedere di toccare la Safi. Posso? Guardate poi se la persona che vi tocca il cane è una persona timorosa, perché se comincia va avanti e poi torna indietro, il cane lo azzanna. Dovete calcolare voi dovete sempre stare attenti al vostro cane. Viene a toccare il cane della signora anziana. Ecco,
diversamente giovani. Bruno, ah dai Bruno che la lente pia, vedete che il Bruno è già esperto di Rottweiler, ha fatto un usare la mano, la cagna va indietro, però è timorosa e quando un cane è timoroso dovete stare veramente attenti. Bruno, o non ti lavi le mani o il cane ha paura. Vedete poi come lo fissa? Ecco. Via, basta così. Ti ringrazio Bruno. Il Bruno ha sempre avuto Rottweiler, eh? Avete fatto tutte? Va bene, se possiamo chiudere qua e andiamo direttamente dove dobbiamo andare. Ancora vi dico, se avete cani particolari che hanno fatto qualcosa di particolare, avete cani che sono finiti sui giornali, hanno salvato la vita a qualcuno, hanno aiutato qualcuno, è molto molto importante che ce lo comunichiate, lo potete dire a me e apparirà il numero sotto, lo potete dire alla signora di TV Color e noi stiamo creando un premio per la settimana di San Rocco e lo faremo direttamente in diretta. Allora vi ringraziamo e arrivederci a presto.